dale la persona humana. Ayúdase siempre con la tua bondad y salvas, affinché sotto la tua vita condividiamo la luce eterna. E grazie a te ci salviamo, come i nostri signori di Caiazzo, sotto la guida del nostro vescovo, come comunità parrocchiale, di offrire il nostro lavoro per il bene di Dio e del prossimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Della potestà che viene da Dio, San Michele, a te il Signore ha affidato la missione di introdurre nella felicità del cielo le anime redente. Aiutaci a smascherare le illusioni che cattedre di carne e di menzogna diffondono attraverso la stampa e la televisione contro il bello, il vero e il bene che risplende agli occhi di Dio e delle coscienze rette. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Felice eternità, San Michele, ascolta i voti che ci partono dal cuore. O glorioso San Michele, tu con Gabriele e Raffaele, manifestate al mondo la santità divina che guarisce, guida e salva gli uomini con amorevole e paterna provvidenza. Porta soccorso a tutti coloro che sono nello sconforto e rendici attenti ai loro bisogni. Facci sentire il beneficio della tua assistenza e gli effetti del tuo vigilante affetto. Ad immagine di Gesù, buon samaritano, rendici vicini al nostro prossimo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Tanto implorata te, San Michele, ascolta i voti che ci fanno dal
Santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci incontriamo per celebrare l'Eucaristia, per far festa attorno al nostro patrono San Michele. Con questo spirito di gioia vogliamo accostarci ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci del suo corpo e del suo sangue. Però prima vogliamo chiedere perdono al Signore se tante volte il nostro cuore è pieno di rabbia, se tante volte il nostro cuore è pieno di odio, di gelosia. Questo è il momento più bello della vita per noi cristiani, quello di deporre tutte queste nostre carenze ai piedi del Signore per ricolmarci della sua misericordia, chiedendo il perdono e per presentarci davvero purificati all'altare del Signore. Con questi sentimenti riconosciamo i nostri peccati, invocando il perdono. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria. Accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe di la bocca e maledisse il suo giorno, prese a Dio, perisca il giorno in cui nacque, e la notte da ora. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Giunga fino a te la mia preghiera, Signore. Alleluia. Dare la propria vita alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Dicevo all'inizio della celebrazione, ormai sono 5 anni che ci incontriamo in questo luogo, per 2 momenti particolari, per la festa di Sant'Antonio e per la festa del nostro patrono. E poi ci incontriamo, come già facevano anche prima, per la festa dell'agricoltura. Diamo tutto al Signore, perché sia Lui a guidare sempre la nostra vita e a guidare sempre le sorti del nostro paese, perché ognuno di noi, cittadini e coloro che ci governano,
possano davvero, ecco, possano impegnarsi nel rispettare il bene comune per tutti noi e possano amare sempre di più la terra in cui.